Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, una puntata nel negozio del Buon Giacomo. Eccoci qua all'interno della baracca, come si suol dire, no? Il negozietto Pasquale Domenici di Viareggio, gestito dall'amico Giacomo che vi saluta. Poi abbiamo l'amico Piero che naturalmente è l'addetto alla lettura delle domande. Le salite per lui sono nulle, è come Pantani quando andava in salita, lui si Ma arrampica su quelle. Pantani è... Su quella che è morta, sì, Ah. è morto. E poi abbiamo un ospite. Abbiamo un ospite perché c'è l'amico Ivan che è un follower del canale. Io ho aperto una domanda appunto su YouTube riservata agli abbonati, agli amici abbonati. Chi volesse partecipare alla puntata qua al negozio era bene accetto e si è presentato l'amico Ivan. Che cosa ci racconta l'amico Ivan? Che orologio c'ha al polso? Vedo già un bel orologione, eh? Lo Zenith Defy Skyline con il quadrante blu, quello con la secondina ore 9. Secondina matta. Tantissimo, Ti piace questo orologio, Ivan? tantissimo. Sì, bell'orologio. Naturalmente preso da Giacomo. Noi ringraziamo ovviamente, la chat è stata aperta, la possibilità di partecipare è stata aperta sul canale di Davide a tutti quelli che Certo, sono gli certo, iscritti, certo. sì, che possono partecipare tutti. Partecipa, guarda, sta qua, guarda, ascolta l'amico Piero, lui è venuto qua solo per lui, ha detto. Vabbè. Sì, ma tu pensavi venisse per Sì. te? Dai, inizia con le domande, Allora, Edoardo, domanda, io leggo tutto quello che c'è scritto, eh. Edoardo, domanda, ZRC 1904 Grands Fonds 3000, vale la spesa? Che ne pensate? Ciao a tutti, ma soprattutto all'amico Piero. Ciao Edoardo. Allora, vale la spesa è sempre una cosa talmente personale che qua nessuno si permette di dire sì, questo vale, questo non vale. Che ragionamento è? Ognuno deve decidere in base a quanto gli piace un dato orologio. Io lo faccio vedere, anzi, ho fatto anche la recensione di uno ZRC, non era questo. Questo ha la particolarità di avere il cinturino in gomma. Ecco, questo non mi era ancora capitato di toccarlo con mano. Strano, col cinturino in gomma. Il Però 3000, se non erro, sono solo in solo con il gomma. gomma. Sì, sono in gomma. Il 3000, eccolo qua, questo qua è. Il punto forte di ZRC sono le finiture, i brevetti che ha e la particolarità del design, insomma, ce le ha tutte. È un orologio fuori dal coro. Guardate qua che bello il fondello, guardate le finiture. Guarda qua che finiture che c'ha. Ah, Sì, qui abbiamo ovviamente il valore aggiunto che la cassa è tutta in titanio. questo è titanio, non l'avevo Sì, riconosciuto perché il sì. colore è particolare, sembra quasi acciaio. Sì, e poi ovviamente il 3000 è quello che ha più anche capacità di resistenza all'acqua, sì che ecco, tecnicamente è quello un pochino più evoluto all'interno della casa ZRC. Però, guarda che finito, mi piace. Sì. La domanda è quella, se vale la pena. Vale la pena, sì. Poi dipende dalla disponibilità economica, qual è il budget. Tra l'altro il quadrante è fantastico, Sì. ha questo degradé. È sviluppato in verticale, sì, che è molto interessante, non a raggiera ma in Come la verticale. profondità del mare. Sì, molto, molto bello. Andrea, W. Si può vedere al polso Oris Aquis con calibro 400D all'anello braccialato? In giro lo si vede solo con il calibro sellita. Grazie Davide, grazie Giacomo, grazie Piero. Avanti così, siete fortissimi, rock. Oh, eccolo qua. Perché lui dice che non si trova quello, non si vede in giro? Che cosa vuol dire? No, magari penso che di aver capito quello che lui dice. Nei negozi solitamente è più facile trovare la versione con il sellita perché costa meno. Logicamente a livello di investimento i miei colleghi tendono ad assortire più facilmente un orologio da 2.300 euro piuttosto che da Ah, questo. 3.500. Ovviamente ci sono le sue differenze, questo è un calibro di manifattura in house per quanto riguarda Oris, con 10 anni di garanzia, è normale che ci sia un surplus di prezzo. La differenza tra nero sellita e nero manifattura la si evince dal quadrante prevalentemente perché l'altro è un nero assoluto con gli indici chiari. Questo qui invece diciamo è un antracite degradé. Anche delle sfumature leggermente sul rame, strano Sì, come quadrante. è leggermente diversificato. Questo nello specifico è un 41,5 come diametro.
che sono le due misure su cui viene sviluppato il calibro 400, 41,5 o 43,5. 41, perfetto al polso perché il lag to lag è anche contenuto. O poi il diver o 41 o 43, dai. Esteticamente, a parte la colorazione del dial, sono identici. C'è una differenza sostanziale che però a primo colpo polsato non si vede, e è l'attacco del bracciale. La versione con il sellita ha l'attacco del bracciale tenuto in cassa con un tubo avvitato. Questo qui c'è sempre il tubo avvitato, però il bracciale ha uno sgancio rapido. Ah, sotto. Sì, volendo si può rimuovere facilmente il bracciale e per chi lo volesse andarla a sostituire con il cinturino in gomma. Ah, sì, quello lì. Eccolo lì, sì, quello lì è proprio, si apre Interessante, e questa si cosa sfila. non la sapevo nemmeno io. Bene, buona sapersi. Rocco, secondo voi Longines sta riuscendo nella sua strategia di riposizionamento nel mercato più elevata grazie all'aumento della qualità percepita e anche aumento dei prezzi? Come sa leggere Piero non sa leggere nessuno, però. Veramente interpreti proprio. Ah? Mamma mia. Allora, secondo me sì, però se io ci ho pensato anche a volte, secondo me Longines avrebbe fatto meglio ad aumentare i listini per fare il riposizionamento ogni volta che usciva un modello nuovo, no? Tac, alzava il prezzo del modello nuovo, tac, senza toccare quelli vecchi, in modo da farlo in modo naturale, capito? Non è stato possibile, perché comunque sia ci sono stati degli aumenti di listino che non sono partiti da fine anno scorso o quest'anno, sicché in concomitanza con le nuove uscite, con i nuovi prodotti. Purtroppo è già 2 anni che ci sono sistematicamente degli aumenti dei listini dovuti a tanti fattori. In primis c'era stato il Covid, che comunque si è rallentato le produzioni e ha creato un maggior costo a livello di produzione. Poi dopo c'è stata la famosa guerra Russia-Ucraina, che non si sa per quale motivo, oltre ad aver aumentato il costo del gas e dell'energia, ha aumentato tutto quello che viene prodotto nel mondo, anche quello che arriva dalla Cina, non si sa con quale presupposto, però ha portato un aumenti dal settore alimentare e in primis nel settore orologiero. Sicché ci sono stati in maniera programmata degli aumenti che hanno colpito sia il nuovo, ma soprattutto quello che già era in produzione. Antonio Junior, buongiorno. Un parere su Hamilton Spirit of Liberty referenza H42 41 58 01 Palermo. Lui, proprio lui. E questo qua è praticamente fuori produzione. Come mai ha avuto questa richiesta? Non lo sappiamo, ma qua c'è. Tra l'altro vi dirò di più, lo dico anche all'amico. Questo qui è un orologio che fino a quando era 10 giorni fa avevamo nelle liste Black Friday, sicché l'orologio è bellissimo, è sempre stato bellissimo. Non è un orologio che ha mai incontrato una grande vendita, ma perché è sempre stato all'interno della famiglia Hamilton un orologio costoso, cioè partiva già da un segmento di listino leggermente più alto rispetto alla media Hamilton, però è sempre stato un orologio bellissimo. Eh sì, magari il Cacifid si mangiava tutto Sì, il il mercato e questo mercato. qua rimaneva indietro. Però, cioè, ti hai detto che era nel Black Friday, ma ora, cioè, anche ora è. Io questo qui l'ho ancora in casa, se mi chiami poi ti tratto bene, non ci sono problemi. Fabio, budget limitato a circa 500-600 euro solo Seiko, o si può arrivare anche ad altro? No, la domanda è così, Piero. Budget limitato a 500-600 euro solo Seiko? Oppure si può arrivare a qualcos'altro? No, si può arrivare a qualcos'altro, ovviamente considerate che nel mondo dell'orologia ci sono dei listini su cui poi viene leggermente ritoccato il prezzo, e sicché è possibile, ovviamente già siamo a una fascia prezzo limite, ma già si può avere una piccola scelta anche sull'orologeria svizzera. Allora, leggila tu questa, leggila tu. Domanda, ciao a tutti. Vorrei farmi un bel regalo di Natale. Sono indeciso tra lo Scafograph 300 1959 marrone e il Legend Diver in bronzo. Sarebbe possibile vederli entrambi, magari indossati al polso? L'unica cosa che mi spaventa del Longines è la creazione della patina sulla cassa. Consigli, un saluto a tutti, in particolare all'amico Piero. Cosa?
Tandarruccio feca. Vedi che anche lui legge come me? Ha letto molto meglio di te. No, molto, molto meglio. Meglio di te, molto meglio. Paragone, però. Eccoli qua, lo scafograf e il Legendary. Ora, perché hai scelto questi due modelli? Io non lo so, perché uno è marrone, uno è verde, uno è acciaio, uno è in bronzo. E ha voluto vedere la non si sa perché. Noi non questioniamo mai sulle vostre scelte. No, però non è che sono molto, molto simili. Va bene, sono due, in ogni caso sono due orologi con la personalità veramente forte. Il Legendiver, questo qua da 42, è l'unico modello con l'ambronzo, è l'unico modello senza data praticamente. Sì, perché gli altri hanno tutti la data. Sì, e tranne il 39. Il 39, vabbè, chiaro. E la patina del bronzo, ragazzi, è una cosa che deve piacere. A me sull'Oris Diver 65 piace un casino, e devo dire anche che dopo anni non è che è peggiorata diventando verde, quasi marcia. No, è veramente, ha raggiunto una patina. Allora, quella dell'Ogin è un bronzo trattato, ecco. Che l'ossidazione arriverà con estremo ritardo rispetto ai bronzi di Oris, dove già basta guardarli, basta che prendano aria e comincia l'effetto dell'ossidazione. Sicché non sarà così aggressiva come la patina che vediamo sugli Oris. È però logico che oggi compri un prodotto che sicuramente nel tempo avrà un'alterazione e non si saprà quale potrà essere, perché ovviamente dipende da tanti fattori, il pH della pelle, l'ambiente in cui comunque sia vivi, le sostanze con cui vieni a contatto quotidianamente possono alterare, diminuire, accelerare l'ossidazione sull'orologio. Comunque tra i due non saprei veramente quale scegliere, cioè a questi punti si va anche dei gusti, a gusto personale. No? No, l'Eberhard, lo scafograf marrone, è l'ultima colorazione uscita in catalogo, sicché è un orologio attualmente attualizzato, assolutamente attualizzato, perché tra l'altro a me in negozio mi è arrivata da 2 settimane circa. Bello. Poi sul marrone è possibile un domani metterci anche il bracciale, se volete, insomma. Belli. Andrea, ciao grande amico Piero, chiedi al gatto e alla volpe se è arrivato il nuovo Seiko SPB411J1. Sì, è arrivato, però purtroppo... S si può vedere. No, qual era S? SPB411J1. Sì, 411, non ve lo posso far vedere che l'abbiamo finiti. Ce n'è arrivati un quantitativo tra... Aspetta, voglio finire perché c'è una cosa importante da dire ancora, non ho finito. I saluti all'amico Piero. Alla bimba, sua figlia vuol salutare. Ah, allora quello... No, un saluto da Arianna, 5 anni, che guarda sempre con me i vostri video. Ciao Arianna! Ciao! Va bene, non ci sono, dai. No, e l'abbiamo finiti, cioè purtroppo erano un numero esiguo perché è una tiratura veramente stretta. E tra chi l'aveva prenotato prima e quelli che ovviamente sono arrivati in tempo, l'abbiamo finiti. Cioè, no. Mimmo, ciao ragazzi, perché Davide ci parli e fai vedere al Paulson Breitling Chronomat B01? Grazie. Facciamolo vedere. Il Chronomat B01 non ce l'ho. Io attendevo a questo. Questo è un Super Chronomat. Ah, facciamo vedere Super Chronomat. Il Chronomat è da 42, non ha la ghiera girevole sull'esterno. E non ce l'ho, li ho finiti e sto aspettando. Questo è ovviamente il Super Chronomat, ovvero è un Chronomat anabolizzato, poi caratterizzato da questa ghiera girevole in ceramica che lo rende ancora più aggressivo, ancora più sportivo. Simone, cosa ne pensate del nuovo Seiko Presage Style 60? Consigliate l'acquisto? Di Style, che dovrebbe essere quello con il quadrante blu, non ce l'ho in questo momento, ho preso il silver, che a me addirittura mi piace ancora di più, perché mi dà proprio quel sapore vintage all'orologio. Mi piace anche con questo cinturino un po' in stile racing, traspirante. Ma io uno di questi l'ho anche recensito, se non mi sbaglio. Sì, l'ho recensito e l'orologio a me piace tantissimo. E su questo qui c'è la possibilità poi di applicarci anche il bracciale in acciaio, ovviamente deve essere acquistato in un secondo momento. Tutta questa linea qui a me piace tantissimo, dai semplici ai riserva di carica, ai GMT, sono tutti belli. Vetro super bombato che fa una distorsione sul quadrante, guardate, bello. E poi, pur essendo bianco, come si vede, le sfere hanno quel color crema leggermente più scuro e si vede, è leggibile. Sì, non è proprio bianco, che poi se no poi anche la camera vi altera il colore, è un silver, per dire la verità. È anche striato il fondo, bello, dai, promosso sto qua, non so cosa volevi. Promosso. Fernando, ciao a tutti, specialmente all'amico di tutti noi. Sarò io? Yeah. Ah.
Vorrei regalare un orologio alla mia ragazza per Natale. È possibile vedere orologi entry level automatici da donna? Grazie, continuate così. L'automatico è già un orologio che come segmento prezzo è leggermente più alto rispetto ai quarzi. Io qui vi ho selezionato qualcosa, ma è veramente il minimo. Ci sono tantissimi prodotti. Ovviamente, come primo prezzo, ci rileghiamo alla domanda che avete fatto prima. Sono sempre Seiko, addirittura quello laggiù che ha una buona rifinitura, sono 600 euro di listino. Lo svizzero come livello di prezzo sale un pochino di più, magari siamo alle 700 euro, agli 800 euro, però ecco, ce la giochiamo lì, 100 più, 100 meno. Ovviamente Tissot. Qui abbiamo un Mido molto classico, laggiù abbiamo sempre un Seiko nella versione classica. Solitamente nel donna non vengono mai fatti orologi molto molto sportivi, però poi dopo a secondo del tuo budget possiamo anche valutare altre cose. Comunque qui vediamo che sono tre orologi classici nei quali non è presente nessuno brillanti, gioiellini, brilli, brillacci, tranne che nel Seiko forse leggermente ci sono alcuni, Sì, c'è però qualche diamantino la sull'indice. classicità è data, il fatto che sono da donna è data dal diametro contenuto, tutti di diametro contenuto sono veramente piccoli, e poi la lavorazione del quadrante. Io preferisco questo Tissot qua con questo quadrante così madreperla. Sì, Tissot Ladies, che tra l'altro è un orologio che non si sa per quale motivo la Tissot ha deciso di togliere dal catalogo, sta togliendo molto probabilmente perché nel 2024 uscirà con un modello nuovo. Ci siamo rimasti male perché questo è un orologio veramente eccezionale, viene venduto anche col corredo di un doppio cinturino in pelle. Ne abbiamo venduti tanti, ne volevamo vendere ancora tanti, però su dalla Svizzera fanno le loro scelte e noi ci adeguiamo. Ecco il trittico di orologi da dormo, dai. Allora, Nicola, ciao al mitico trio, domanda su un orologio che non vediamo spesso. Cosa ne pensate del Longines Dolce Vita da uomo? Ciao a tutti, soprattutto a Piero. Oh, il Longines Dolce Vita da uomo è il classico orologio Di forma rettangolare che non tutti i marchi fanno, c'è da dire, lo fa Oris, non so nemmeno se è ancora catalogo No, non è Oris. più a catalogo. Longines mi viene in mente, poi ci sono quelli più famosi come Cartier-Tang, Jaeger-LeCoultre Verso, ma non sono tanti marchi che lo Federico fanno. Federico Stante, Stant, è vero, sì. Federico Stant. Eccolo qua. Cosa ne pensi? Io lo provo anche al polso perché sinceramente non l'ho mai provato. Allora, questa era un'edizione particolare che viene, è un kit praticamente che ha diversi cinturini e tutti con una finitura in tessuto che riprendono un pochino i motivi che trovate sulle cravatte. Sta bene con la mia camicia. Sì, infatti è fatto appositamente così, è un Sì, proprio con la orologio sua da camicia, abbinare, sì, sì. quella quadri da Danno anche proprio boscaiolo, quella in sì. option. Volendo, poi esiste la variante col bracciale in acciaio e diverse soluzioni di allestimento quadrante. Comunque sì, è un orologio rettangolare molto pulito, molto classico nelle sue linee e design. Sì, comunque questo tipo di orologi qua secondo me vanno con il cinturino, non con il bracciale. Io sono un amante dei bracciali, ma questo qua va bene Sì, qua col questo qui è cinturino. molto più bello. Michele, buongiorno a tutti. Una domanda per Davide. Consigli per cronografi dal diametro di 38-39 mm? Una per Giacomo. Ci sono novità per quanto riguarda le modalità di pagamento in negozio, pagamenti a rate, eccetera? Un saluto a tutti. Allora, per quanto riguarda il cronografo, il budget l'ha detto? No. Allora si può andare, si può spaziare ovunque. Però io suggerisco, ho fatto la recensione ultimamente del Vulcane monopusher, monopulsante, quello lì è 38,9 mm di diametro cassa. Se, quello lì è perfetto, come budget ci siamo su 2-3 mila. E questo qua invece cos'è? L'Eberhard No, Champion? sì, avevo ancora due pezzi di Eberhard Ah, Champions questo che qua è alla fine 38, 39. 39, 39, poi volendo vi ho selezionato un bellissimo Armand Ah, Nicolet eccolo che è un 38 mm. qua. E qua come budget siamo già sotto quello del Vulcan. Con l'Eberhard sì, perché poi c'era anche la Promosi che sicuramente ci siete sotto. L'Armand Nicolet no, Più. siamo leggi, guarda un po' il listino. Ciabadun, Ciabadè, Ciabadero, 3, 3, 4, 4, 5. 50, ovviamente se prendiamo i Vulcan costano meno, perché siamo a 2,5 e 3.000 o per il classico o per il monopusher. Qui vi ho fatto la selezione, anche se te hai fatto una recensione di recente al Ah, c'avevo anche monopusher, il sicché. monopusher. Sì, Cazzo, c'è. quello salmone lo vogliono vedere in tanti. Quello Eccolo qua. raro, quello raro. È bello quello salmone.
50 pezzi mondo. Tra i tre, io mi sbilancio più bello il Vulcan, eh? Mi spiace, ma anche nero. Ma invece l'Everard è ancora quello sconto. Sì. Quello che costa 1000 qualcosa. Sì, 1350, abbiamo due pezzi, sono rimasti. Pezzi. Il tutto bianco, che è quello qui. Ecco. E facciamo vedere qua nella telecamera. Sì, va bene, ma... Cioè, sono due cronografi Everard da 1350. Voi fate un po' voi, io non lo so, sono ancora qua. Dai, te ne abbiamo fatti vedere di cronografi. Allora dopo proviamo a piazzargli a Ivan. Sì, esatto, lui compra tutto, compra tutto. Davide, l'orologio che... No, aspetta, avevo fatto la domanda anche per lui. Ah, scusate. Il discorso delle rate. Per quanto riguarda le rate, il mio sito vi offre due sistemi di pagamento, tra virgolette, rateali. Sono uno PayPal e uno ScalaPay. Uno ovviamente dovete avere un conto PayPal per utilizzarlo, l'altro invece ScalaPay lavora sulla base delle carte di credito. Però sono pagamenti solo in tre soluzioni, sicché una volta che acquistate pagate la prima rata, poi nei due mesi successivi la seconda e la terza rata. Hanno un limite, PayPal limite 2000, ScalaPay limite 1500, perché l'orologeria è considerata un settore di lusso, sicché c'è un limite molto basso. E so che ci sono altri sistemi addirittura in 10 rate. Vorrei aprire una parentesi. Allora, voi se utilizzate questi sistemi non pagate niente. Noi paghiamo il 6% di provvigioni. Sicché, volete comprare un orologio con un buon prezzo o volete pagarvi delle rate? Se volete pagarvi delle rate, compratevi l'orologio a buon prezzo e vi cercate il vostro sistema rateale in privato. Davide, l'orologio che secondo voi entro i 1000 euro oggi conviene acquistare? Io lo so, secondo me è il Tissot 1938, ce l'abbiamo? No, l'abbiamo finito. Ho fatto la recensione io, il Tissot 1938, COSC, un signor orologio 38 mm, perfetto, e costa 8 qualcosa, 50. Sì. Cioè, due colorazioni, quadrante nero, quadrante salmone. Se ti piace, Tra l'altro mi hanno detto... Ho verificato anch'io che quello che è uscito insieme a quei due lì, quello con la secondina, non l'hanno mai fatto uscire. Come mai? L'hanno praticamente eliminato ancora prima di commercializzarlo. Non lo so come mai, non ho idea, a meno che non se lo tengano nel cassetto per il futuro. Sì, ma l'avevamo presentato perché le foto sono girate. Sì, no, abbiamo presentato, l'ho anche ordinato. Ah, ecco. Però poi dopo, quando ho chiesto i tempi di arrivo per quel modello lì, mi hanno detto non sarebbe mai arrivato. Perché... Mistero sul quale andremo a studiare. Sì. Stresseremo la Tissot finché non ci dà una risposta. Che mi chiedi? No, perché so che lo fate veramente, tutte e due. Piero, grande nome, è possibile vedere i nuovi Yema Sus Marine? Sono già disponibili in negozio? Grazie, un caro saluto a tutti, in particolare all'amico Piero. Eccolo qua, il modello è questo qua e ci sono anche cinque colori diversi di ghiera, no? Sì. Non so nemmeno quanti millimetri è il diametro cassa, ma mi sembra anche abbastanza consistente a vederlo così. Boh, sarà un 41, non lo so, non ne ho la più pallida idea. Vabbè, lì fai la recensione. Devo fargli la forza. Dopo tutti questi sono un cavolo, allora va bene, dai, questo qua lo piglio e lo porto a casa, dai, è promosso. Cioè, aspetta la mia video recensione, qua non so dirti niente io, a parte che c'è un bel bracciale, bello, dai, lo porto a casa. Però giallo no, No, se tu vai là e scegli il colore, sono cinque colori. C'è anche tutto nero, blu, sono anche tutto nero, tutto nero. Ma cambia colore ogni tanto, fa sì un po' più donna sotto certi aspetti. E cioè, più estroso. A te non ti piacciono più i colori, gli orologi colorati o sobri? Dipende, però troppo classici mi stufano. Troppo classici mi stufano. Bravo. No, spesso dipende anche da che collezioni avete a casa, logico. Se avete già tanti orologi, è normale che non potete comprarli tutti blu, neri. Cosa volete da me? Pino da Secondigliano. Ciao a tutti, siete il top, soprattutto l'amico Piero. Mi è testimone lui che io non invento. Confermo tutto. Ok. Vorrei un cronografo iconico e sobrio, come piace a noi. Budget 4000. Un abbraccio. Ma scusa, quelli che abbiamo fatto vedere prima non sono iconici e sobri. E lui non lo sa, non c'era. È arrivato ora lui, quindi... 4000 euro iconico. Allora, 4000 euro iconico? È iconico, questo quanto costa? Mi sembra che sia 5000.
Ho capito, non ce la fai a dargliela a 4. Sì. Sì, cioè, ma viene dalla Sicilia a prenderlo, levagli 1000 no, euro. Ma glielo spediamo anche, non occorre. No, viene lui, levagli 1000 euro. Non può dire no nel video, te lo faccio 4000, capito? Ah, perché lo farebbe? Non lo so, no, ma penso se, proprio che gli leva 1000 euro. Se dice che è amico di Piero, glielo facciamo. 400 euro, 500 euro li leva, 4 e 5. Ma che lo sai te ora? Hai fatto il conto così percentuale. Comunque, allora, non è un orologio di struttura classica, però è un orologio iconico per il marchio Eber. Sì. Se io vi avevo preparato, ovviamente, che è più in linea con il prezzo, l'Extra Fort, che invece è un orologio leggermente più classico come tipologia. Allora, per assurdo, le 4.000 euro è un po' la terra di nessuno, no? È quello spartiacque dove stai sotto o stai sopra. Poi è vero, sì, che si possono ritoccare i prezzi, si può fare tante cose, però proprio le 4.000 euro sul cronografo è una terra di spartizione, di divisione, ecco. Ah, sicuramente questo qua è iconico perché il Crono 4 è veramente iconico. C'è anche la Corona Vita, non lo sapevo. E questo colore di quadrante, io è la prima volta sinceramente che lo vedo, anche col bracciale così bello. È un carro armato questo bracciale qua. Sì, tra l'altro ricordiamo che i bracciali Eberhard sono molto costosi perché è l'unica marca che ancora continua a fare tutte le componentistiche in Svizzera. Veramente pesante questo orologio, sì. È veramente, il bracciale gli dà un peso maggiore. Di... Insomma, eccolo qua, costa 5.000, ma insomma, poi con un minimo, no, un 50 euro Giacomo ve le toglie, quindi un pochino sopra i 4.000. Secondo me iconico questo può essere. Non è per tutti, è perché non piace a tutti questo orologio qua, però... Se no, come iconicità ci sono anche l'Eberhard Champion, lì addirittura si è a metà, sotto la no, metà. Ma allora, se vogliamo ovviamente scendere leggermente, c'è tanti prodotti da prendere in considerazione. E ora noi abbiamo preso i marchi un pochino più rappresentativi. Volendo, sulle solite cifre, sono usciti anche tutti i nuovi cronografi di Longines. Sì, ma non sono iconici. Però non sono iconici, sono orologi nuovi. Però per esempio se prendi il Conquest mantiene il nome di una famiglia che all'interno del marchio Longines è storica. Sì, ovviamente ha cambiato faccia tre mesi fa l'orologio, sicché l'orologio come struttura non è prettamente iconico, anche se il nome che riporta la famiglia di appartenenza è una famiglia storica del marchio Longines. Sì. Luca 95, salve ragazzi, ho una domanda riservata a Davide. Meglio un Rado Golden Horse o un Oris Big Crown Bronze? Io so benissimo che si trattano di stili differenti, però volevo avere un feedback da parte vostra. Grazie, siete fantastici. Allora, eccolo qua. Questo qua è quello tutto completamente in bronzo. E questo qua è Golden Horse. Ora, io quale due preferisco? Io tutti e due, perché come sapete... Però... Se devo votare uno, voto l'Oris. Voto l'Oris, ma non con il bracciale in bronzo, però magari con cinturino in pelle, lo preferisco. Rispetto al Rado Golden Horse, che sul mio polso è leggermente, leggerissimamente troppo piccolo. Sì, perché è un 37 contro il 40 del Big Crown, sicché ecco, sono due misure diverse, ma poi soprattutto mi sono anche un po'... anche un po' incuriosito per la domanda, perché dal tutto bronzo al tutto acciaio sono orologi totalmente diversi. Ma forse lui voleva vedere il 38, che ha chiesto. No, perché l'unico 38 che esiste su Big Crown è il cervo volante, che non è braccialato e non esiste in bronzo. Però ora esce in bronzo. Ora esce in bronzo in una edizione speciale da 38, addirittura dove verrà fornito sia il bracciale che il cinturino. Va bene, io qua voto il Big Crown, però col cinturino, non col bracciale, un po' pesante col bracciale. Però si può prendere col bracciale e poi metterci un cinturino qualsiasi, insomma, va bene. Dove? Sul Big Crown. Lo prendi così, poi se vuoi ci metti un cinturino. Ah sì, dopo lo puoi comprare a parte. Vincenzo, ciao a tutti, vorrei tanto vedere un Jungans classico e conoscere un po' i prezzi. Grazie mille, Piero sei il numero uno. Ma queste qua sono tutte balle che vi inventate voi, eh? Me ne testimone. Quanto ti ha allungato di bustarella per dire che Piero è il numero uno? Allora, il prossimo follower che viene, vediamo cosa succede. Cioè, hai già corrotto anche il follower. Piero, sei veramente scandaloso.
Allora ragazzi, qua c'erano tre Jungans classici, tutti che rispecchiano lo stile Bauhaus. Piero, come si dice? Bauhaus. Bravo Piero, che lui sa tutto. Si vede che c'ha il cane. Allora, perché l'ho detto giusto? Sì. Bauhaus. Sì, sì, a 38 e 34 ho fatto per farvi vedere proprio le due misure degli orologi. Nello specifico qui sono tutti e due automatici. Per quanto riguarda il 34 si può avere anche il carica manuale. E a livello di metri come sono messi? Perché una volta non si... Allora, siamo passati dal tutto plexiglass al tutto zaffiro, con un periodo intermedio dove era ancora possibile scegliere. Adesso si può più. Non si può più, da ora in poi tutti gli Jungans avranno il vetro in zaffiro. E anche il prezzetto di più. E anche il prezzetto in zaffiro. Scusami, ma tra questi qua quello che mi piace di più, assurdo, sono i quadrati bianchi, che di solito sono quelli che mi piacciono di meno, e questo qua da 34. Vediamo questo da 34. Ecco, questo qua è veramente quello da mettersi... Allora, sono tutti e due, fanno parte della famiglia Max Bill. Qui c'è, diciamo, anche... un dettaglio in più, la numerazione, questa piccola numerazione araba riportata sul quadrante è tipica perché soprattutto il numero 4 è stato disegnato e rappresenta al massimo lo stile di Max Bill. L'ha disegnato lui, è un numero iconico. Manuel Vendra, ciao a tutti, siete il mio relax post lavoro su YouTube, continuate così. Sarei interessato all'Oris Diver 65 40 mm bronze, brow bronze, ma non sono mai riuscito a vederlo dal vivo. Riusciresti a fare una prova al polso dal mitico Giacomo? Non ce la farei neanche questa volta perché li ho finiti, addirittura ne devo consegnare qualcuno, ma l'Oris non me l'ha consegnati, sono in ritardo di produzione, sicché le sto aspettando. Alessandro, ciao Davide, l'orologio in questione è l'Armani Colette JS9 da 41 mm, è possibile vederlo? Un saluto a te, all'amico Piero, Giacomo e il suo staff. E che staff? Ci sono solo io. Staffava. Questa la tagli, vero? No. Eccolo qua, il JS1 con il bracciale integrato, il classico orologio bracciale integrato, anche se qua veramente si può smontare, si può rimontare tranquillamente, e ha le anse... Però è l'orologio a bracciale integrato, dai, con il quadrante con trama orizzontale. Sì, si può smontare anche perché questo orologio viene comunque sia proposto in tre versioni diverse, braccialato acciaio, cinturinato gomma o cinturinato pelle. Poi vi ho scelto questa colorazione perché è quella che preferisco, color tortora, io lo definisco così. Volendo, in vetrina ho anche il marrone che è nuovissimo e poi le classiche colorazioni blu o nero. Un orologio particolare con delle finiture di primo ordine. Guarda qua il bisello qua lucido che c'è lungo la lunetta, questa è tanta roba. Bello, poi il resto dell'orologio è tutto opaco, quindi c'è solo quel punto lì a fare da contrasto. Sta anche bene al polso. È un 41, eh? 41 sta bene, dai. Sì, no, lavorano bene, a me piace. Poi escono un po' da quella classicità di tanti altri prodotti, si distinguono. Quanto costa quello? 1750. Giuseppe, buongiorno ragazzi, cercavo un orologio con un quadrante sul rosso o varie sue sfumature. Ho un polso da 19 e un budget su 2000 euro. Consigli? Difficile, ho fatto una selezione proprio rosso, poteva essere il Golden Horse, ma è andato fuori produzione. E c'è qualcosa per quanto riguarda Herbelen che potrebbe essere interessante. Per il resto rosso non viene fatto tantissimo, tra l'altro c'era un budget da rispettare. 2000. Se forzi un pochino il budget è uscita una nuova versione sul Tag Heuer, sull'Aqua Racer. E come anche rosso. Pilot rosso, cioè. Oris Pro Pilot rosso, sì, è un Bordeaux più che un rosso. Allora se prendiamo il Bordeaux esiste anche il relief, una versione relief della Oris con quadrante Bordeaux e la ghiera classica acciaio. Oh, okay. Esiste un Bordeaux addirittura su due misure, sulla 41 e sulla 43. Che ecco. Però ecco, bisogna capire se, che cosa intendi, se vuoi un prodotto più classico o più sportivo. Basarti solo sul colore ci metti un po' in difficoltà. Mindegap è il nome. Ciao ragazzi, quando sarà disponibile l'Eberhard Scintigraph Chrono?
Doveva già essere disponibile, doveva già essere in negozio, ci hanno dato la consegna nel mese di dicembre, ma lo stiamo aspettando. E il lancio era per novembre, ma ci avevano già detto in fase di ordine che sarebbe slittato nel mese del Natale. Domenico, un saluto a tutti. Ciao. Il Navi Timer meglio in configurazione crono o solo tempo? E quale diametro consigliereste? Grazie, un saluto e buone feste. Rileggila, rileggila un attimino che interpreta. Domenico, un saluto a tutti. Il Navi Timer meglio in configurazione crono o solo tempo? E quale diametro consigliereste? Grazie a tutti, un saluto e buone feste. Oh, ora ci siamo. Io li C'era farei il punto leggere, secondo me con interrogativo. la terza verrebbe Sì. perfetta. Ma non c'erano i punti interrogativi? Ho capito, va interpretata la domanda, no? È la prima volta che la leggo. Allora, secondo me, io ti dico questo, meglio il cronografo, meglio il solo tempo? No, non, nessuno dei due, ognuno sceglie quello. Addirittura per me è meglio il solo tempo, a me piace di più il solo tempo. Se poi decidiamo il diametro, il cronografo va bene, 43, 46 e il solo tempo 41. 41, solo tempo 41. Ma c'è anche il crono 41. Sì, dico il cronografo, io lo vedo bene, 43, 46 e non 41, e invece solo tempo 41. Compri sempre orologi piccoli, Ecco, è solo tempo 41, ma il piccoli. cronografo deve spaccare, il Navi Timer deve essere grande, come il Panerai, deve essere grande. Perché ora gli piace il Panerai, eh? Ora che l'ho detto io che piace a me, ora piace anche a lui. Sono belli i Panerai, Lo viva vedi? Viva Panerai. Panerai. Allora, intanto ti dico la mia, poi che dopo chiediamo anche a Ivan, così chiudiamo il cerchio. L'orologio iconico di Breitling è il Navi Timer cronografo. Io comprei il cronografo, poi il cronografo costa il doppio del solo tempo, sicché poi subentra anche la tua tasca a dire la sua. Te, Ivan, che compreresti? Ma assolutamente il cronometro, perché secondo me il solo tempo non esiste, è un po' come dire un Daytona solo tempo, cioè è iconico il cronografo, sono d'accordo con Davide, 43 ma anche 46 mm. Sì. Comunque il più venduto è il 41, eh? La Breitling finalmente dopo tanti anni ci ha fatto il 41, tutti contenti, tranne Davide e Ivan, però fate i conti anche in base al vostro polso, eh? Simone, ciao ragazzi, ma è vero che Hamilton produce in Cina? Allora, il discorso è questo, non è che producono in Cina le case, ma sicuramente si approvvigionano per certi materiali, per certi dettagli all'estero. L'estero può essere la Cina, come ad esempio Omega, i bracciali li fa fare in Italia, Sesto Calende li sa fare, no? Cioè, la globalità del mercato. Poi, voglio dire, non pensate che tutti quegli orologi fatti in Svizzera, che costano 1000, 1200, 2000 euro, e sia tutto fatto in Svizzera, perché con 2000 euro in Svizzera ci vanno una sera a cena e al cinema, hai capito? Quindi è tutto proporzionato. Certo, avranno la cassa fatta in Cina, il bracciale fatto da un'altra parte, ma un po' tutte le case su quella linea di prezzo lì. Una pizza sono 40 euro in Svizzera, eh? Quindi cioè, non significa che non sono di qualità, cioè. Sì, no, 99 su 100, per quanto riguarda le meccaniche, sono prevalentemente fatte in Svizzera, anche se magari ci possono essere componentistiche, faccio un esempio, le Sì, viti, sì, sì. alcune parti della platina che possono arrivare dall'Asia. Sicuramente tante parti esterne, soprattutto le maglie dei bracciali, non dico tutto il bracciale, ma magari alcune maglie, le chiusure che poi vengono assemblate totalmente in Svizzera, ma per una questione economica vengono poi Sì, realizzate in allora, Asia. non chiedetemi quale marca fa fare questo o quell'altro perché non lo so sinceramente, però è pacifico, Sì. cioè è No, poi comprensibile. specifichiamo una cosa. Dire Cina non vuol dire scadente. Oggi il cinese, cioè le produzioni cinesi, hanno la capacità di produrre il prodotto dalla A alla Z con diverse tipologie di prezzo e con diverse qualità di prodotto. Se è il produttore che gli chiede gli standard dell'oggetto da produrre. Se loro richiedono di fare un Ferrari, loro fanno anche una Ferrari, e la replicano pari pari con tutte le caratteristiche di un buon prodotto. È normale che poi dopo ovviamente sarà un prodotto che sul mercato diventa più Ora, costoso. per esempio, tornando al discorso di Zenith, se
Io su Zenith dubito che un qualsiasi particolare sia fatto fuori dalla Svizzera, dubito, hai capito? Secondo me è fatto tutto in Svizzera, addirittura sotto lo stesso tetto, perché Zenith è proprio manifattura. Tutti gli altri orologi che costano 2.000, 1.500, 1.200, 800, com'è possibile che in Svizzera, quando lo stipendio è 3.000, capito? L'approvvigionamento è esterno, ma è normale, è logico. Però magari in base a quello che hai detto, magari il cinturino viene fatto fuori dalla Svizzera. Ho i miei dubbi che... Hanno anche le mucche in Svizzera, no, l'abbiamo visto, no, quindi no. Prendo... Uno dei più grossi produttori, per esempio, di cinturini per i grandi marchi svizzeri è tedesco. Può darsi, ma comunque ho detto, Omega fa i bracciali in Italia, cioè non vuol dire che perché lo fa in Italia non è più Swiss-made e la qualità... No, ma poi l'hai spiegata più volte che cosa vuol dire Swiss-made, sì. Cioè quali sono poi i parametri per poter aderire e dichiarare uno Swiss-made. Raffaele, ciao a Davide, al buon Giacomo e al grande amico Piero. Allora, vorrei comprare un orologio con un diametro contenuto massimo 40 mm e un budget di 3.000 euro. Un orologio con finestra data a ore 6, no crono. Possiedo già uno Spirit 37. Ciao, un saluto agli amici del canale. Cosa ne so io? No, c'è 2 miliardi con quelle caratteristiche lì. Via. Ore 6, cioè, no, risponde al bene. Grande amico Piero, riscavato. Allora, lo dico io qual è l'orologio. Lo Zulu Time da 39, tac. Va bene, c'è lo Spirit, è normale, ti pigli anche lo Zulu Time. C'è la... Siccome non ce l'abbiamo voglia di stare a ragionare, no? 40 mm data ore 6, ce n'è una marea, ce n'è. E allora prendi questo qua e vai a casa. Ma le domande intelligenti la gente oh. Fa. Va bene, bravo Raffaele, così non la taglia, capito? Allora, Juice. Ciao ragazzi, vedremo il Tissot Seastar GMT? Circolano foto di una versione con ghiera nero-verde dall'America su Instagram e Crono24. Che bel format. Un abbraccio a tutti e tre, buon Natale. Che bel format è per noi, non per quegli altri. Perché siete che leggi male. Sono io che leggo male, sì. E quindi? No, non esiste, solo per il mercato americano, vero? Sì. Alessio, ho recentemente acquistato presso la gioielleria di Giacomo uno Spirit Zulu Time da 39 mm. È normale che lo scatto data avvenga intorno all'1.30? Potreste verificare? Grazie. Questo cambia mezzanotte, è lento il cambio data, mezzanotte e mezza, è l'una meno 10 è finito. Sì. Se lo trascina dietro non è uno scatto rapido. Lui mi sembra che andava fino all'una e mezzo. Qua è arrivato fino all'una. Sì. L'una e mezzo, sì, se la trascina un pochino oltre il normale, però ecco, diciamo che è una taratura, c'è chi inizia un pochino prima, chi finisce un pochino dopo, secondo di come casca la dentatura delle ruote nel cambio data. Proprio siccome per il fatto che non è a scatto rapido, perché se è a scatto rapido 2 minuti, 3 minuti prima o dopo, cambia, no? Visto che ci mette veramente un'ora, inizia un'ora prima e finisce un'ora dopo, perché è un calibro GMT, non è... Sì. Deriva da letta 2893, probabilmente anche il mio Breitling fa così, non lo so, però cioè, è normale che ci mette tanto, hai capito? Quindi sì. Poi dopo dall'1.5 all'1.30 cambia niente, cambia. Cioè, o è uno scatto rapido che ti scatta a mezzanotte e siamo tutti contenti, se invece deve scattare come deve scattare a luna, e tanto vale che 5 minuti in più o meno non cambia niente. Al tranne il 31 dicembre del fine anno, occhio. Cioè? Ti aspettano la mezzanotte con... Perché te la fai col cambio data o con la lancetta dei minuti? No, col cambio data, aspetta la data. Ok, allora te la festeggi a luna di notte. Francesco, è possibile vedere affiancati e o al polso Zenith El Primero, Original e Revival? Grazie. No, c'è solo Revival. C'è l'Original, solo Revival. L'Original l'ho finito, ragazzi. Ragazzi, l'Original, non c'è quelli open art, c'è quelli lì, sono da 40 quelli lì, vero? Sì, sono da 40. E quella cassa lì da 40 è quella che a me mi garberebbe tanto se facessero... Io sto qua anche recensito, quindi cioè, al posto me l'avrete già visto. Eccolo qua. Sta bene, 37 al posto mio. No, io tra l'altro come cassa preferisco questa, anche se è un pochino più squadrata, perché secondo me avvolge meglio il polso. Nella cassa dell'Original, che è il rifacimento, anche quella lì pari pari del 69, il problema è che il fondello si appoggia sul polso, ma le anse rimangono leggermente più rigide e più alte, sicché creano un piccolo segmento di aria tra il polso e la cassa. A me non piace particolarmente, preferisco questo. Però ecco, sono dettagli.
Davide A. Per Giacomo, non è forse ora di cambiare il sito internet? Onestamente lo trovo obsoleto, poco diretto e non adatto all'acquisto online. Più che un sito di e-commerce, e-commerce mi sembra un'enciclopedia. Ci sono davvero troppe referenze ed è impensabile chiamare ogni volta al telefono per prezzo e disponibilità. Nessuna polemica, no, solo una critica costruttiva per migliorare. Un saluto a tutti e buona giornata. No, è una critica, dai, va bene. Certo che è una critica e ci sta. No, ma ora li spieghiamo tutto. Allora, intanto, purtroppo nel 2023 abbiamo fatto il passaggio e abbiamo rifatto tutto il sito. Purtroppo ci siamo affidati a un'azienda che non ha accontentato le nostre aspettative. Il sito è per la seconda volta in rifacimento. Ho pagato sia la prima che la seconda, premetto. E questo però ci ha comportato un anno di lavoro totalmente inutile. Per quanto riguarda l'enciclopedia, no, noi non vogliamo un sito prettamente e-commerce, perché la base di un sito e-commerce prevede che voi cliccate e comprate. Non è così sul nostro sito. Nel nostro sito vi proponiamo tutte le marche di cui siamo concessionari. Essendo concessionari autorizzati, magari non abbiamo neanche tutto in negozio, ma possiamo ordinarvelo. Tante cose sono in arrivo, tante vengono vendute. Questo che cosa comporta? Che avete un numero enorme di prodotti caricati, ma questo deve servire anche per voi, perché magari rischiate di comprare da sito, comprare un prodotto e poi magari vedete in una vetrina una cosa diversa e dice: e cavolo, su quello di Pasquali non c'era, lui non me l'aveva fatto vedere. Invece noi, per essere trasparenti al 100%, vi facciamo vedere tutto quello che una marca propone. Ultima cosa, non è un sito e-commerce, non è un click e compra, anche perché non possiamo mettervi tutti i prezzi visibili, tutto quello che noi vi offriamo sui nostri orologi, anche perché lo sconto è una concessione che vi facciamo noi concessionari, ognuno ovviamente nei suoi limiti, nei suoi interessi. Per le case madri, cioè per coloro che producono gli orologi, lo sconto non è contemplato. Sicché noi non possiamo farvi nessun tipo di sconto. Se avete la pazienza ovviamente di chiamarci, magari in quanto siete clienti, in quanto siete follower di Davide, vi possiamo fare un trattamento riservato. Vi assicuro che se vi mettiamo uno sconto visibile, il giorno dopo la gioielleria Pasquali non c'è più. Francesco, buongiorno a tutti. Ovviamente grande Piero, potrei chiedere una prova al polso dell'Oris Aquis per Bracenet? Ecco fatto. Se è disponibile in negozio vi ringrazio. Che vuol dire per Bracenet? Oh bravo, vedi? X Bracenet? Ho sbagliato qualcosa, sì, ho sbagliato. No. Cos'è? È un'edizione limitata questa, no? O mi sbaglio? No. No. Non ha una numerazione. È un'edizione per tutti, eccolo qua, è di un verde, praticamente questo quadrante qua è fatto con la plastica, è vero? Sì. Però a differenza degli altri quadranti che venivano fatti con la plastica del mare, colorata, bla 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 bla, qui hanno selezionato, hanno filtrato solo quella verde, come funziona? No, allora, intanto mentre esisteva già un prodotto con il quadrante realizzato in plastiche riciclate, però sono plastiche generiche. Qui sono plastiche derivate dalle reti recuperate in mare. Vengono selezionate solo reti verdi e bianche, vengono fatti dei piccoli strati sottilissimi di plastica di questi due colori e poi vengono sovrapposti in maniera casuale e fusi insieme per creare il quadrante. Il risultato finale, oltre ovviamente a questo splendido colore, è che nessun quadrante sarà mai identico all'altro, perché, come ripeto, che la fusione dei vari strati è totalmente casuale. Bello, questo qua praticamente c'è sellita dentro, no? Sì. Sì, questo qui ovviamente è un po' la struttura di base, come è il relief, ovvero la ghiera in acciaio è di acciaio satinato. Quindi avendo sellita non c'è lo sgancio rapido. No, non c'è lo sgancio rapido, però ovviamente anche qui poi c'è la possibilità di mettere i bracciali alternativi. Sì, sappiamo benissimo, tipo quello rosso, bello, bello, bello. Il quadrante è fantastico.
Luca da Guastalla, buongiorno, una domanda per Giacomo. Nel 2023 quale modello è stato venduto maggiormente presso la sua gioielleria? Quale spiegazione si è dato? Un caro saluto, tranne che a Piero. Vedi quando le legge una persona neutra che dice le cose vere, lo vedi? Allora, intanto ci sono degli orologi di punta sulle varie fasce prezzo. Perché diciamo sulle fasce prezzo leggermente più basse, secondo noi il più venduto rimane sempre il Khaki Field Auto. Addirittura, anche sì, se è aumentato. Anche se è aumentato, addirittura quest'anno c'è stato un pari numero che gli si è avvicinato, quasi parificato, che è il Marf da 38. Il Khaki Marf da 38 l'ha eguagliato. Subito ovviamente... E sotto o quasi a pari, poi ovviamente varia da gioielleria a gioielleria, il Tissot PRX automatico è un orologio che ha veramente sviluppato grandi numeri. Questo per quanto riguarda il segmento più economico. Se poi ovviamente vogliamo crescere, quest'anno hanno dato dei buonissimi risultati i Longines, come si diceva prima, il cambio ovviamente di marcia, il cambio qualitativo ha portato veramente un incremento sulle vendite notevole e penso che al primo posto potrei tranquillamente posizionare lo Spirit, poi suddiviso nelle varie misure. 40 e 37. Lo Spirit è quello solo tempo. Lo Spirit solo tempo. Lo Zulu Time. Escludendo lo Zulu Time perché è già arrivato in un secondo momento. Lo Spirit è quello che ha segnato più vendite in assoluto. Si fa proprio dal 1 gennaio fino a sì, oggi. Anno 2023, sì. Perché poi essendoci le uscite frammentate, se io lo prendo nell'ultimo periodo è normale che è tutto sviluppato sul Legend Diver da 39, perché ovviamente se vera la proporzione però non abbiamo abbastanza tempo per creare un grafico preciso. Nel breve periodo ovviamente Legend Diver è l'orologio del momento, però sviluppato su tutto l'anno lo Spirit è quello che ha creato più, che ha sviluppato più vendite. Francesco, complimenti e grazie per i vostri video. La mia domanda è: quali sono le alternative al Khaki Field automatico 38 mm con bracciale acciaio? Diciamo un everyday watch simile anche come prezzo sotto i 1000 euro, grazie. Allora, io avevo pensato, ora però te lì mi dici bracciale in acciaio, senza bracciale in acciaio io questo qua punterei sotto i 1000 euro a questo qua, al Villervetta Dyna, quindi che ce l'ho anch'io, che è un 39, l'aspetto militare, leggibilità ottima. Orologio che secondo me può fare concorrenza al Khaki Field da 38, però ora mi viene in mente tutto braccialato, mi viene in mente, abbiamo detto il Marf prima, e il Marf si può mettere anche col bracciale. Allora, è una domanda che mi hanno fatto per l'appunto stamattina, a un follower a cui devo dare risposta. L'azienda mi ha detto che 99,9 su 100 si può applicare il bracciale del Khaki Field Auto da 38 sul Marf. È una prova che devo fare fisicamente io. Se si può, poi vi darò conferma e tra l'altro potrebbe diventare un risultato veramente interessante. Davide, saluti a tutti belli e brutti. Qual è il brand mediamente più costoso presente in negozio? L'avevamo già detto una volta. Bam. Allora, all'interno delle mie marche i più costosi sicuramente sono Blancpain e Hublot. Ah, e Hublot, no, ma anche Sius non arrivava. Allora, sia in Hublot con degli orologi con tecniche di costruzione particolare e addirittura l'aggiunta spesso di preziosismi, possono arrivare anche a 500.000 di euro. Non ce l'ho ovviamente presente in negozio, che sono orologi tra l'altro creati in quantità molto esigue, solitamente vanno a finire nelle boutique. Sì, lo so, me lo chiede sempre. Non ma sapevo che costasse così caro. E Blancpain uguale, addirittura ha dei bellissimi ripetizione minuti, tourbillon con ripetizione minuti, addirittura automi, sicché orologi realizzati totalmente a mano, sono orologi che possono arrivare anche ai 300.000 euro di listino. Se volete Hublot, esistono anche in tiratura e veramente esigua orologi che hanno raggiunto anche i 2-3 milioni di euro. Sì, sì, però diciamo che il valore poi è dato da
pietre preziose, cioè non è tutta tecnica di costruzione, ma sono arricchimenti, impreziosismi che vengono dati al prodotto. Allora, questa è una bella domanda, a me piace. Stefano, ciao ragazzi, volevo chiedere a Giacomo se ha a disposizione fondi di magazzino di marchi che ha avuto in passato, parmigiani e altri. Un abbraccio, Love. No, per fortuna... C'è un grasso Ecuador, ce l'hai. Sì, fondi di magazzino sono fondi di magazzino recenti, anche durante il Black Friday ovviamente abbiamo messo fuori questi orologi. Io penso che lui si riferisse a fondi di magazzino più datati, con ovviamente magari che abbiano preso anche un valore, tra virgolette, storico. No, non ce l'ho, mi dispiace. Gianvito, grande Piero e gli altri due che non ricordo il nome. ragazzi, ma siete messi d'accordo? No, è vero. Un confronto tra Form Mido TV Big Date e Herbalin Cup Camarat Square. Quale mi consigli? Un saluto. No, allora, ho finito questa mattina i Cup Camarat. Le ho dovuti riordinare, ne avevo già ordinati una buona quantità. Sì, sinceramente sì. Allora, ma io vedo un altro quadrato lì. Sì, perché in una selezione di orologi di forma, cosa che per chi avesse la voglia ovviamente di spendere qualche spicciolo in più, non si menziona mai, ma come orologio di forma quadrata soprattutto, c'è il Rado, lo Square, che secondo me è un orologio fantastico. Intanto è tutto in ceramica. Ricordiamo che la prerogativa della ceramica, oltre a questa colorazione fantastica, è che non si graffia, e ovviamente sono high tech e non si rompono. E poi tantissimi allestimenti di quadrante come colorazioni e soprattutto anche di colorazione della ceramica stessa. Questa è una colorazione platica, non volendo ce l'abbiamo tutta nera, volendo ce l'abbiamo le ceramiche matte che sono quelle satinate e volendo c'è anche lo scheletrato, che tra l'altro è uscito anche la versione nuova da poco e è veramente bello. Non lo menzioniamo mai, però per gli amanti delle forme. Ma io ho letto, ho sentito che il Mido ha avuto dei problemi alla grandata. Te ne sono tornati indietro? Allora, i primi venduti sì, hanno avuto un problema, se ne sono ritornati in assistenza. L'assistenza è stata fantastica perché nel giro di pochi giorni ha risolto il problema. E la produzione ha avuto un grosso ritardo perché ovviamente... Mido è un marchio serio che fa parte di un gruppo altrettanto serio, sicché sono subito intervenuti, hanno rimesso mano alla produzione e hanno risolto tutti i problemi. Purtroppo questa risoluzione dei problemi ha creato un ritardo nelle consegne del prodotto. Però queste sono, ecco, colgo questa tua domanda per sottolineare determinati casi che si verificano nel mondo dell'orologeria. Quando si acquista da un marchio, da una multinazionale, da un marchio serio che è specializzato nella produzione di orologi, siamo tutelati al 100%, perché qualsiasi tipo di problema interviene la casa madre e risolve. Il problema è quando le marche sono improvvisate e allora si creano i problemi e la casa madre non ha la capacità di risolverli. Sicché spesso e volentieri comprare da un marchio conosciuto che fa parte poi di un gruppo molto grande ci dà anche delle garanzie sul prodotto. Christopher, ciao ragazzi, un saluto e viva l'amico Piero, con tanto di cuoricino. Ma smettetela. È vero, ho avuto modo di provare i Tutima, specialmente il Seven Seas, mi ha colpito tantissimo. La mia domanda è, per qualità di finitura e storia del marchio, in che fascia lo collochereste? Può essere un degno rivale, per esempio, del Black Bay 58? Grazie, un abbraccio. Allora, fare paragoni non ha senso. Fare paragoni non ha senso. Sicuramente, come storia, Tutima faceva parte, fa parte del distretto di Glashütte, dove ci sono tutte quelle case che fanno manifattura e non, che però è il distretto orologiaio di tedesco. Poi, fateci caso, avete mai visto un marchio tedesco fare del marketing sfacciato come fanno la maggior parte dei marchi? No, loro lavorano zitti, in silenzio, a partire da Glashütte Original, da Lange & Söhne, Nomos, tutti, anche Jungas, che non c'entra niente con Glashütte, tutti i marchi tedeschi, Zinn,
In silenzio, lavorano, fanno i loro orologi, non mettono l'orologio al polso della star di turno, non fanno la pubblicità a Gran Premio di moto, di macchine. Silenzio, lavorano, fanno i loro orologi, fatti bene e punto. Poi noi ci facciamo. Anche a me fa piacere quando vedi la MotoGP, c'è Tissot scritto dappertutto, oppure la Formula 1 Rolex, ogni macchina c'è il suo orologio. Fa piacere vedere queste cose, ma i tedeschi lavorano sempre così. Quindi tutti IMA non ha niente da invidiare a nessuno, semplicemente non urla in giro il proprio nome, capito? Allora, sul discorso gusto, ovviamente non si discute perché ognuno ha il suo e compra quello che più gli piace. E è anche vero che tutti questi marchi che hai appena citato, che ovviamente fanno un marketing minore rispetto a tanti altri, è perché ovviamente vendono meno prodotto. Vendono meno prodotto, sono marchi un pochino più di nicchia, preferiscono ovviamente investire in qualità, sicché avendo un maggiore costo sul prodotto dell'orologio e successivamente un pochino meno vendita, dovuta forse anche ai meno investimenti pubblicitari, è logico che si crea un circolo un po' vizioso di questa cosa. Se però io faccio un'altra analisi, è logico che la qualità del prodotto è molto allineata oggi a parità di fasce prezzo. Io parlo di esclusività. Volete un orologio che ovviamente trovate nella gran maggior parte dei polsi degli appassionati di orologi, oppure volete andare alla ricerca di un prodotto che vi identifica, che rispecchia di più il vostro gusto e magari meno quello degli altri, e allora andare alla ricerca di quello che veramente vi piace? Fatevi sempre questa domanda e poi dopo la conclusione arrivateci da voi perché è strettamente personale. Giacomo Terzi, ciao ragazzi, è vero che da gennaio TAG Heuer sarà solo in concessionario ufficiale e aumenteranno i prezzi? Grazie per la risposta e buone feste. Concessionario ufficiale anche questo. Allora, già da oggi è solo dai concessionari ufficiali, perché tutto il mondo dei reseller, dove trovate anche gli orologi nuovi, non sono autorizzati a vendere da casa madre. Questo ve lo diciamo Cosa intendi sempre. da boutique? Attenzione. Allora, le boutique in Italia ne esiste tre. Potete comprare direttamente dalle boutique, forse avete un vantaggio a comprare la boutique, che ogni tanto trovate quelle tirature limitate che al concessionario standard, come posso essere io, non le danno. Diversamente, tutto quello che è da catalogo e prodotto in maniera costante lo trovate da tutte le parti. Ovviamente siete liberi di comprarlo dove vi pare. L'unico consiglio che vi posso dare, comprate sempre dal concessionario autorizzato. Qualsiasi cosa dovesse succedere all'orologio, qualsiasi problema potreste incontrare nel corso del tempo, il concessionario che ha il rapporto diretto con casa madre può intervenire e risolvervi determinati problemi o darvi qualche agevolazione. L'obiettivo di tante marche del mondo dell'orologeria nel prossimo futuro sarà di aprire boutique dedicate, alcune dirette, cioè gestite direttamente dal marchio stesso, alcune in collaborazione con alcuni concessionari. Questo è un po' l'obiettivo, cioè ridurre la rete vendita e creare negozi specifici per ogni singolo marchio. Io non sono d'accordo, perché ovviamente se voi siete veramente appassionati, non di pubblicità, ma di orologi, vi piace visionare tanti tipi di prodotto. Avrete sicuramente in una selezione dei vostri sogni messo nel mirino diversi orologi. Che cosa vi succederà? Che dovrete andarvi a smenare la vita in giro per tutte le boutique, perché poi aprire boutique non sarà come ora che ogni 30-40 km trovate un negozio con il marchio. Poi, logico, loro vogliono gestire, vogliono aprire, vogliono fare, però Va bene, dai. vediamo. Vieni Piero, finita che Vai. facciamo il saluto finale. Allora ragazzi, qua ci sono tutti messi insieme per fare il saluto finale. C'è anche l'intruso che non si sa come mai è qua. Stava davanti, che ha preso al volo. Poi c'è l'amico Piero che anche lui è intruso, anche lui, che non c'entra un cazzo. Ma c'è sempre. Spero vi sia piaciuto il video. Non Spero faccio vi sia niente. piaciuto il video. E vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io, il più spesso possibile qui su YouTube. Love.